O si rivede il piano sanitario oppure la protesta proseguirà ad oltranza. Cominciata martedì la manifestazione all'ospedale di Sasso Corvaro non accenna a terminare. Amministratori, comitati e cittadini si alternano incatenati alla struttura e a turno occupano di giorno l'entrata del Lanciarini e di notte la portineria. Oltre 2000 invece sono le firme raccolte fino ad oggi nel nosocomio e nei vari locali della città, come bar e ristoranti, per un eventuale referendum. Tutti uniti dunque affinché venga garantito il diritto alla salute che ad oggi, dicono, la riforma sanitaria regionale non riesce a garantire. Il sindaco Daniele Grossi, che insieme ai colleghi del Montefeltro ha passato qui la seconda serata, si è detto pronto a riconsegnare la fascia, ma solo dopo aver percorso tutte le strade possibili, comprese quelle legali. Prima di lasciare la barca voglio essere sicuro di averle provate tutte e di aver lottato fino in fondo. Mi auguro, ecco, che sia allora veramente siano delle dimissioni di massa di 55 sindaci, 30 sindaci, perché dimissioni di un sindaco di Sasso Corvaro o il sindaco di Caglio sarebbero poche, non vorrebbero significare niente. Dobbiamo diventare sempre più forti, dobbiamo rimanere uniti e dobbiamo con questo spirito portare avanti le richieste per i nostri territori e per il nostro futuro, per i nostri figli e per i nostri diritti. A portare avanti la battaglia sulla sanità è anche il Fronte di Azione Popolare, che ha cercato di organizzare un sit-in a Pesaro sotto casa del presidente Ceriscioli, ma a bloccarli ci ha pensato la questura. La manifestazione però è solo sospesa, assicura Rossi del FAP, in attesa della conferenza dei sindaci che si terrà sabato a Urbino con il governatore delle Marche. Solo dopo l'incontro, ha detto, decideremo se riprovare a chiedere le autorizzazioni. Nel frattempo il movimento non è voluto mancare a Sasso Corvaro per unirsi alla protesta. Siamo stati davanti all'ospedale, ma ci siamo stati anche nel 2012 quando invitammo tutti i sindaci a prendere posizione contro quello che stava avvenendo, ci diedero dei pazzi e venne solo l'allora sindaco di Auditore Venerucci e ora purtroppo la situazione è quella che noi dicevamo. Portiamo avanti la protesta e chi si unisce, anche se lo fa tardivamente, ben venga. Questa è la strategia del Partito Democratico, quella di allungare i tempi, far scemare la protesta, ma questa volta non ci riusciranno, perché noi insieme ai cittadini e ai comitati andremo avanti e continueremo a manifestare il nostro disappunto contro questo squallido piano sanitario regionale.